Buongiorno ragazzi, sto per andare a fare il lash lift, sono già un po' in ritardo quindi devo fare super super veloce. Non mi sono truccata gli occhi, comunque non posso truccarli oggi, ma non ho truccato neanche il viso perché non ho tempo letteralmente. E poi dovrò fare un discorsetto con voi, ve lo dico subito, solo che adesso non ho il tempo di fermarmi per chiacchierare perché è una cosa a cui tengo, quindi mi va. E poi non lo so perché, ma nei vlog sono sempre a chiarire cose, però sono gli unici video in cui ho l'opportunità di farlo perché sono libera di chiacchierare quanto voglio in un vlog, non ho una tematica precisa, quindi approfitto. E quindi adesso è meglio che vado perché Daniela mi sta aspettando. Ci siamo quasi. Voglio farvi vedere l'outfit, anche se non è niente di speciale. Solito cappellino Baker Boy di cui sono innamorata. Soliti occhialoni per nascondere che non sono truccata. È tutto tattico. Poi questo top, anche se in realtà fa troppo caldo, decisamente. E poi jeans che ho preso su ASOS e le mie scarpe da ginnastica Valentino, che sono super comode. E poi zainetto Chanel. Questo è l'outfit di oggi. E adesso devo solo attraversare la strada, sono arrivata finalmente a fare il secondo lash lift. Ah, sono arrivata troppo in ritardo, siccome Daniela è strapiena di appuntamenti e ci vuole un'ora e un quarto per fare il lash lift, la laminazione alle ciglia, non è riuscita a farmela, ma abbiamo approfittato e siamo andate a bere qualcosa e le ho offerto una spremuta d'arancia in bar perché mi sentivo tanto in colpa per essere arrivata in ritardo, quindi almeno ci siamo fatto una bella chiacchierata, lei è molto simpatica. E adesso sto per andare alla posta, che ovviamente quando vlogo devo sempre andare in posta io, cioè ormai la prassi. Ok, sono tornata a casa, prima di passare alla posta devo per forza, cioè ho dovuto per forza cambiarmi perché ci sono tipo 30 gradi ed è una cosa che non mi aspettavo sinceramente, ero comunque vestita, secondo me leggera, forse ogni tanto penso ancora di essere ad Amsterdam e non mi rendo conto che in realtà in questi giorni è praticamente già estate e mi sono anche resa conto che devo fare il cambio degli armadi prima possibile e fare un rinnovo di guardaroba, nel senso che devo fare un bel po' di shopping perché praticamente non ho niente di estivo primaverile. Ma spero di non essere l'unica donna che ha un sacco di roba, però dice di non avere niente. Si sa che questa, almeno per me, è sempre così. E sono sicura che anche dopo che farò shopping dirò di non avere niente. E sono senza proprio speranza. Scusatemi, ma mi sono messa un attimino il collirio perché se non dormo abbastanza, alla fine ho gli occhi super rossi e quindi non mi ero messa il collirio perché dovevo fare le ciglia, ma alla fine non sono riuscita a farle. Però vado tra 3 giorni, quindi non sarà un problema. Allora, volevo parlare in realtà di una vicenda seria con voi, perché appunto, quello che vi dicevo prima, io nei vlog approfitto, se c'è qualsiasi cosa che voglio chiarire, parlare con voi, eccetera, lo faccio nei vlog. È per questo che molto spesso i vlog hanno titoli un po' così, lo sapete che se parlo di una cosa in un vlog, già l'ho spiegato, ma se parlo di una cosa un po' più gossip, un po' più, no, è come sui giornali, ovviamente il titolo deve catturare l'attenzione, così faccio io con i video, ma si sa, lo fanno tutti su YouTube, e quindi appunto nel titolo metto sempre una parte del video che è un pochino più, come si dice, un pochino più piccante, ok, ma è sempre relativo, cioè tutti i miei titoli si rifanno a qualcosa che poi nel video succede veramente. Comunque, questo è un discorso a parte, volevo parlare della collaborazione con Natural Mojo. Perché? Perché io quando ho iniziato a postare, i primi, lo sapete, io lavoro con Natural Mojo da, non lo so, forse una settimana, quindi ho iniziato a vedere che un sacco di persone dicono che questo brand lavora con tantissime influencer, quindi vedono questo brand ovunque, eccetera, eccetera. E nella foto postata su Instagram che era in collaborazione con questo brand, mi è stato detto di tutto, tante cose anche poco carine, infatti io ve lo dico, io adesso cancello gli insulti, le cattiverie, le insinuazioni, perché anche dire se tu fossi un pochino onesta, non... E allora, tutte queste cose, siccome io
sono sempre stata e sempre sarò una persona onesta, e quando ho iniziato a guadagnarci io su YouTube, l'avevo detto anni e anni e anni fa, quando nessuno lo diceva, anzi andava di moda a dire che è un hobby e che non sarà mai un lavoro, e l'unica che lo diceva ero io, che poi mi beccavo anche gli insulti di mezzo a YouTube per averlo detto, ma quello è un altro discorso. E ci tengo a precisare il fatto che io ho sempre detto come stanno le cose, e così vi dico come sta la mia collaborazione con Natural Mojo. È iniziata appunto una settimana fa, perché mi hanno contattato, io non li conoscevo, e anche qui ho visto dei commenti che mi dicono facciamo finta che non si sia mai vista, che tu l'hai scoperta adesso. Ragazzi, io l'ho scoperta adesso. Io non so che persone seguite voi, ma evidentemente non seguiamo le stesse persone, tanto è che io seguo molto molto poco i social media. Quando ci lavori finisci per non seguire le tue colleghe, i tuoi colleghi, finisci per non stare le ore su Instagram a scorrere le storie degli altri, stai lì per postare le tue di cose, ok? Quindi per me è effettivamente, sono effettivamente dei prodotti nuovi che sto scoprendo, perché non li ho mai, forse li ho intravisti da qualche parte, ma non avrei saputo ricordarmi il nome, per esempio, e soprattutto non li ho assolutamente mai provati, quindi per me è stata una scoperta. Se io dico qualcosa sui miei social è perché è vero, e mi dà fastidio quando mi viene detto che racconto bugie o che quello che dico non è vero, facciamo finta che sia vero perché mi stai simpatica. No, se qualcuno non crede nella mia onestà o nella mia genuinità, scusate la porta, ok, scusate, mi è arrivato un pacchetto nel frattempo. Dicevo, qualsiasi cosa io dica sui social è perché, ragazzi, è così. Se poi vogliamo fare battute, roba del genere, se poi voi questo brand lo conoscete perché seguite altri influencer che lavorano con questo brand, ovviamente può essere, ma non è il mio caso. Io personalmente non lo conoscevo, ripeto, perché quando ci lavori sui social non stai lì così tanto tempo a seguire le altre influencer, nonostante tante siano anche magari mie amiche e mi piacciono e sono simpaticissime, però magari le vedo dal vivo e non sto lì a seguire i loro video perché non ho tempo, semplicemente, cioè se ce l'avessi lo farei anche volentieri, ma sono sicura che per loro è la stessa identica cosa, non hanno il tempo materiale per stare lì a guardarsi i miei video o le mie foto su Instagram, eccetera. Ogni tanto capita che qualcuno la vedo, ci metto un like, però non sto lì a guardare come magari potete fare voi. Se per me è una cosa nuova è perché, ragazzi, per me è una cosa nuova. Io questo brand non lo conoscevo, sono stata contattata per una collaborazione e adesso ve lo spiego come funzionano le mie collaborazioni, visto che ne ho sempre parlato, non ho mai tentato di nascondere nulla. Allora, quando io ricevo una proposta di collaborazione, vado a vedere il sito del brand, vado a vedere le recensioni, vado a vedere i prodotti, che cosa offre, eccetera eccetera. Dopodiché mi vengono spediti e li provo, vedo se mi piacciono, guardo gli ingredienti, eccetera eccetera. Nel caso di Natural Mojo io sono stata piacevolmente sorpresa, perché ho visto che gli ingredienti sono ottimi, sono davvero completamente naturali, hanno praticamente solo frutta all'interno e sono effettivamente genuini, sono buonissimi. Voi lo sapete, io ho la passione per le tisane e specialmente i tè mi hanno fatto impazzire, e stavamo con Valentina a Cortina a berci i tè, per farvi capire, anche lei impazzita per questi tè, e quindi mi dispiace vedere che poi quello che io dico viene messo in dubbio. Se qualcuno non crede a quello che dico, non so che cosa ci faccia sul mio canale, sinceramente, visto che alla fin fine se segui qualcuno è perché comunque ti fidi delle sue recensioni, eccetera. Quindi, ecco, questo volevo spiegare. Se è una cosa vista e rivista, perché magari è un brand che lavora con molti influencer, che può essere, io non dico di no, anzi, penso che sia vero se me lo dicono. Se so che poi sto sempre parlando del 2% delle persone che mi seguono, il 98% non si comporterebbe mai così di voi, lo so. Però voglio dire, ci tengo sempre a specificare la mia family, però voglio dire, non è non è detto che anch'io conosca questi prodotti se le altre influencer ci lavorano, ok? Ripeto, non ho il tempo materiale, e se devo stare su YouTube o su Instagram, e chi ci lavora sui social lo potrà confermare, non stai lì a guardare i video delle altre, ok? Stai lì a caricare i tuoi di video, perché ci perdi talmente tante ore che alla fine, quando hai finito, chiudi, ok?
Ok, questo era uno dei punti che ci tenevo a precisare, perché se dico che io l'ho appena scoperto questo brand è perché io l'ho appena scoperto, non ero mai stata sul loro sito, non avevo mai visto i loro prodotti, se no forse di sfuggita su qualche foto su Instagram, però non so nemmeno da chi, quindi non sono neanche sicura che fossero questi, ok? E li ho provati per la prima volta la scorsa settimana e li sto testando, perché per esempio i tè li sto provando adesso, uno l'ho bevuto 2 o 3 volte, gli altri una volta, quindi li sto testando, anche le skin, come si chiamano, le capsule, anche quelle ho guardato gli ingredienti, sono ottimi ingredienti, però sto iniziando a provarle adesso, per me è una cosa nuova a tutti gli effetti, cioè se poi qualcuno non mi crede può benissimo non seguirmi più, non posso fare altro, nel senso. Altra cosa, mi è stato detto che io non sono onesta perché dico di non guadagnarci sui codici sconto, invece non è così, perché se qualcuno compra questi prodotti poi io ci guadagno di più come budget, non so che cavolo aveva scritto questo commento, e io lo ripeto per l'ennesima volta, io per scelta non guadagno mai 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 sulle vendite dei prodotti, io vengo pagata per la creazione dei contenuti, ragazzi, ok? Quindi io vengo pagata per la creazione di un video, per la creazione di una foto, eccetera eccetera, non vengo mai pagata, anche se mi viene offerto molto spesso, quasi quotidianamente, mi viene offerto di guadagnare sulle vendite, no? Si chiama revenue sulle vendite. Io rispondo sempre di no, perché è una cosa che non mi è mai piaciuta. A parte che io non vendo nulla, quindi non lo troverei neanche giusto, sinceramente. Io voglio essere pagata soltanto per la creazione dei miei contenuti, perché sono un influencer e un content creator, come dice YouTube. Non voglio essere pagata sulle vendite di chi mi segue, perché sarebbe anche un po' un conflitto di interessi, nel senso, non mi sembrerebbe giusto parlare di un prodotto e poi guadagnare se la gente lo compra, perché poi non voglio dire che è così per chi lo fa, io non voglio mai parlare male, però magari poi sei un po' condizionato a parlare bene di un prodotto perché vuoi che la gente lo compri, a me invece non cambia nulla, se uno il prodotto lo compra o no, a me non cambia nulla, io posso solo dirvi che prima di collaborare con un'azienda, cioè voi dovete capire che voi vedete le collaborazioni che io accetto, ma voi non sapete tutte le collaborazioni che io rifiuto e tutte le collaborazioni che io non faccio, perché ovviamente non ne parlo e ovviamente voi non lo sapete, ma io rifiuto tante collaborazioni, quindi quelle che voi vedete le vedete perché sono prodotti che mi sono piaciuti, ok? E quindi ho deciso di lavorarci, ma ci sono anche moltissimi altri prodotti che io rifiuto, ci sono moltissime altre collaborazioni che io rifiuto, ragazzi, ok? Quindi questa era una cosa molto molto importante per me, il fatto di e mi dà fastidio sinceramente, visto che ci tengo sempre a specificare, se utilizzate un codice sconto io non ci guadagno niente, assolutamente nulla, cioè se mi vengono proposti però dico sempre di sì, perché alla fine se qualcuno vuole davvero acquistare qualcosa io metto lì questo codice sconto e basta, perché può tornare utile e basta, cioè non accetto codici sconto per nessun altro tipo di motivo. Io ho rifiutato tante collaborazioni perché volevano pagarmi in percentuale sulle vendite e io rifiuto, questo è quello che ho sempre fatto e quello che sempre farò, e mi dà sinceramente fastidio che mi venga detto che sono una bugiarda, che sono disonesta, perché non è vero, dicevo. E non sono, queste sono le mie giornate, un pacchetto dietro l'altro e io sono sempre contenta come una bimba. E non sono d'accordo, dicevo, con chi mi dice tu ti esponi su internet, quindi te le devi accettare, le devi accettare queste cose, no? Queste accuse infondate, eccetera. E io non sono mai stata d'accordo con questa frase, perché è chiaro che sono su internet e quindi so che arriveranno. Questo non significa però che sia giusto che arrivino o che siano giustificate, perché io esco anche di casa, ma questo non significa che la gente possa avvicinarsi a me e dirmi e giudicarmi e trattarmi male quando non mi conosce. Ragazzi, rendiamoci conto che su internet è la stessa identica cosa, noi ci sentiamo più in potere di farlo, o chi lo fa si sente più in potere di farlo, ma non cambia nulla, è come approcciare uno sconosciuto per la strada e dirgli queste cose, è la stessa identica cosa.
E questo è il mio pensiero. Altra cosa mi viene detta, oltre al fatto che questo brand lavora con molti influencer, e ripeto, io ho appena iniziato a lavorarci, sto testando adesso i loro prodotti, non li ho visti nelle pagine delle altre perché non seguo tanto YouTube proprio, cioè io seguo tipo Shane Dawson, guardo qualche mukbang di Trisha Paytas e praticamente questo è quanto, vedo forse qualche foto delle mie colleghe su Instagram in velocità quando sto per caricare qualche post io e quindi li metto like, questo è quanto, ok? Molti mi hanno detto che, devo prendere una delle palette che stanno qua, ok. Molti mi hanno detto che questo brand lavora con influencer che nei loro video, nelle loro foto, non ho ben capito, dicono che siano prodotti miracolosi e che con questi prodotti si dimagrisce in modo appunto miracoloso, eccetera eccetera, e io qui ripeto la stessa identica cosa di prima. Io non so che cosa facciano le altre influencer, ma dovete andare a dirlo a loro. Io non mi sognerei di dire ah, questi non lo so, questi tè vi fanno dimagrire, cioè sono dei tè, quindi insomma è acqua aromatizzata alla frutta, ok? Possono ovviamente essere drenanti, perché poi ovviamente magari con la ritenzione liquida, però appunto io di queste cose non ho mai parlato, quindi vi prego, se dovete dirmi qualcosa di, cioè, commentate quello che dico io, ma non quello che dicono le altre influencer, perché io su questo non ho potere, non ci posso fare nulla. Ripeto che non ho idea di chi si stia, parlando, seriamente non ho idea, non è che lo dico solo nel video, però non ho idea, non ho alba, direbbe Tomas, e quindi non so che cosa rispondere, se non, cioè, andate da loro e dite loro quello che pensate, io non posso fare altro, io parlo di quello che mi piace di questi prodotti e perché ho accettato la collaborazione, ovvero mi piace il sapore, mi piacciono gli ingredienti e sono, secondo me, anzi, sono sicuramente, perché se guardate gli ingredienti, sono 100% naturali, hanno davvero ottimi ingredienti e sono molto molto buoni. E sto parlando sia della polvere al cocco, che io comunque faccio molti milkshake, lo sapete, molti frullati, quindi aggiungere quella polverina al cocco mi dà un po' di sapore al cocco e mi riempie molto di più. Tutto qua, se voglio fare uno spuntino, invece che farne due, magari ne faccio solo uno perché appunto mi riempie un po' di più. Ma questo è quanto, non... questo è quanto, questo è tutto quello che ho detto io. Quindi ripeto, qualsiasi altra cosa bisogna che la gente vada a lamentarsi dalle influencer, perché io non ho ovviamente potere su quello che dicono gli altri, ok? E qui voglio fare anche una piccola precisazione. Io, se alcuna influencer, non so adesso, non mi interessa chi, vi prego, non facciamo nomi, perché a me non piace parlare degli altri e mi piace ancora meno parlare male degli altri, soprattutto quando si tratta di colleghe, è una cosa che non mi piace fare. E non mi piace chi lo fa, perché purtroppo ci sono persone che lo fanno in questo ambiente. Se qualche influencer dice che sta perdendo peso e che questi prodotti l'hanno aiutata, io non sono nessuno e sinceramente neanche chi mi segue e mi lascia questo tipo di messaggi, noi non siamo nessuno per dire a quell'influencer che non è vero. Possiamo dire non ci credo, secondo me non è vero, ma la verità assoluta nessuno ce l'ha. E se c'è qualche influencer che lavora con questo brand che magari non vi sta simpatica, ragazzi, e non credete a quello che vi dice, ragazzi, la cosa più semplice è non seguire queste persone. Però ripeto, io non ci posso fare niente e non ho potere su quello che dicono gli altri influencer. Se si tratta dello stesso identico brand non ha importanza, io non ne so nulla, quindi non posso fare veramente niente, se non dirvi, se ci sono influencer di cui non vi fidate, ragazzi, smettete di seguirle, è l'unica cosa che posso dirvi. E basta, insomma, sostanzialmente questo è quanto. Io adesso finisco di truccarmi e poi, lo sapete dove devo andare? Devo andare alla polizia postale, perché purtroppo in questo periodo io non ho mai avuto tante di queste robe assurde. Allora, ieri una ragazza mi ha fatto notare che, ma non sto andando alla polizia postale per questo, ma una ragazza mi ha fatto notare che c'è un brand, una persona su Facebook che vende prodotti, che ha affiancato una mia immagine mettendo addirittura un prima ed un dopo di un video in cui io sbiancavo i denti, dicendo che stavo utilizzando il loro prodotto, e quindi hanno fatto tipo questa locandina con la mia faccia, con il prima e il dopo dei miei denti, facendo finta che io stessi pubblicizzando i loro prodotti quando non è assolutamente così. E
La legge è molto molto chiara, nel senso che dice che se una persona, un personaggio noto, eccetera, si possono ovviamente ripostare le foto di questo personaggio, ma non se si tratta, ma non se è a scopo pubblicitario. Questa persona chiaramente risponde ai commenti dicendo che io in quella foto stavo usando il loro prodotto, assurdo, e ho dovuto contattare personalmente questa persona dicendo guarda, veramente, cioè dovresti togliere questa foto perché oltre ad essere illegale utilizzare la mia immagine per pubblicizzare prodotti che io nemmeno conosco, io nemmeno sapevo di tutto ciò, è anche molto ingannevole la tua pubblicità, perché voglio dire, io non stavo utilizzando i tuoi prodotti nel prima del nel dopo, quindi non mi sembra neanche giusto. Beh, questa persona ancora non ha risposto, io mi auguro che faccia sparire quanto prima quella pubblicità, perché questa pagina ha tipo 700-800 like, che ovviamente non sono tantissimi, nel senso che io non me ne sarei mai accorta se qualcuno dei miei follower non mi avesse avvisato, però non sono nemmeno così pochi, tant'è che alcuni hanno fatto proprio domande nei commenti e questa persona rispondeva dicendo sì, è il nostro prodotto, non so che, come cavolo si chiamasse. Quindi questo è quanto, ma alla postale sto andando per una storia completamente differente e ripeto, non posso parlare ancora di questa cosa, ma spero di poterlo fare presto perché devo aspettare che si concluda il tutto. Ecco, questo è quanto. Quindi finisco di truccarmi e vado, incrociamo le dita, è la prima volta che vado alla polizia postale, non so che cosa aspettarmi, ma vedremo un po' che cosa mi dicono, anche perché dopodiché vado anche dall'avvocato per lo stesso identico fatto e ripeto, non posso menzionare altro, ma vi farò sapere. Scusatemi, ma di cuore davvero, perché io non sono una persona polemica, quindi scusatemi tanto se in questi video vi sembro così e sto qui a parlare di delle cose che non vanno bene, delle cose negative, perché sinceramente mi va di tenervi aggiornati su tutto e quindi voglio sempre rendervi partecipi, anche se poi un po' mi pento perché dico cavolo, però questo video non sorridevo abbastanza, però siccome sono le giornate mie e se ci sono queste cose mi va, non è che devo, però mi va di rendervi partecipi, quindi questo è quanto, quindi scusatevi se ci sono tutte queste tipo, non lo so, polemiche o queste robe poco allegre, non lo so, scusatemi davvero, quindi spero che comunque vi piacciono i miei vlog e niente, finisco di truccarmi e noi ci vediamo tra un po'. Ok, ho messo a caricare il video che andrò online mentre io sono fuori e cioè il mio primo mukbang, vedremo un po' com'è questo primo mukbang che abbiamo filmato ieri con Tomas, spero sia carino, spero vi piaccia. Oggi per la prima volta ho usato questo rossetto di Mesauda che è il Matte Romance numero 602 Honeymoon e mi piace molto, che cosa ne dite voi? Preferisco sempre quelli liquidi di Mesauda rispetto a quelli in stick, però non è affatto male secondo me. Ok, adesso let's go. Ci siamo di nuovo qui. Sono di nuovo qui alla posta perché la polizia postale è qui. Quindi ci siamo, ok. Ormai sarete abituati a vederlo questo edificio, siamo sempre qua. Sono appena rientrata, purtroppo la polizia postale ha chiuso un'ora prima che io arrivassi lì, non sapevo, ma erano solo di mattina, quindi devo tornare domani o dopodomani, perché poi ripartiamo e torniamo a Cortina. Comunque, altra cosina, vi devo far vedere, questo è il terzo pacco di oggi, ho incontrato praticamente davanti alla porta di casa il ragazzo della DHL, il corriere che voleva consegnarmi il pacco, ovviamente ci riconosciamo e quindi sto già, allora intanto ci sono un sacco di paillette dorate, il che ci piace, gatto Denver approved, e poi vedo che c'è la busta di Diego Dalla, almeno mi sembra. Sì, è la busta di Diego Dalla Palma. Ovviamente vedremo tutto in un prossimo video. Devo fare un sacco di video spacchettamento perché mi stanno arrivando tutte le nuove collezioni, quindi sarà molto interessante. Sì, avevo ragione, è effettivamente un pacchetto di Diego Dalla Palma. Faccio uno sneak peek, una piccola anteprima. Ta-da! You are golden. Interessante. Okay, io raccolgo i capelli in questa pettinatura un po' imbarazzante casereccia e adesso mi metto al computer a rispondere alle email e poi
ho scaldato la pizza che ho avanzato ieri quando abbiamo filmato il mukbang, così ho il mio pranzo anche se tardi e rispondo alle email. E qui guardate un po' chi c'è qua. Pupetto! Chi ti ha preparato questo super mega panino? Io. Tu. Pupetto. Un panetto con tanto prosciutto cotto. Sì, tanto. È molto buono. Bene, sono contenta. Stiamo preparando la cena, ovvero la cena di Tomas è già pronta, sono gli gnocchi. Sono fatti in casa, ma non so perché, nonostante ci abbiamo aggiunto un po' di farina per riappallottolarli, si sono liquefatti praticamente, però sono buoni. E anche il goulash è fatto in casa, quindi deve essere buono, però purtroppo appunto è diventato più polenta che gnocchi. Però c'era solo una porzione, quindi per me ho preparato gamberetti, olive verdi, sakla, che sono le mie preferite. Se mi seguite da un po' lo sapete, perché ne parlo da anni delle olive sakla e molto spesso gli incontri me ne portate, cioè io impazzisco. E sto cucinando gli spaghetti, credo di aver esagerato un po' con la porzione, tipico, io mangio una cosa e Tomas ne mangia un'altra. Però ho proprio voglia dei gamberetti oggi, devo dire. E spulcio sempre prima di mangiare, finisco praticamente ogni condimento. E ci siamo, ecco i miei spaghetti con gamberetti e olive. Questo è il piatto mal riuscito purtroppo di Tomas. Buon appetito, siamo appollaiati sul divano. Buon appetito, grazie che mi hai aspettato, Pupetto. In realtà mangerai freddo. E... è già caldo. È caldo? Sì. Ok. Agata. Tutto procede secondo la nostra routine e qui oggi alla TV abbiamo Robin Hood, il principe dei ladri, con Kevin Costner. No vabbè ragazzi, vi giuro, io non so più che cosa pensare. Allora, da dove comincio? Eravamo sul divano io e Tomas poco fa, più o meno alle 22, 21:40, non lo so che ora era più o meno. Mi arriva uno squillo da un numero che non conosco, dopodiché la chiamata viene chiusa e poi mi richiama immediatamente un numero privato. Io immediatamente penso, questo è qualcuno che voleva nascondere il numero, si è dimenticato di farlo e poi mi ha ritelefonato nascondendolo, come se a questo punto servisse a qualcosa. Dall'altra parte c'è una ragazza che mi dice, sì, la signora Nicole... E io dico, chi è? Sì, ma chi è? E telefonata, ragazzi, stranissima. Allora, voi devo premettere un'altra cosa, perché io sono andata alla polizia postale proprio per questo. Il fatto che vi ho raccontato di Goran, della telefonata a Goran, se non sapete di che cosa sto parlando, riguardatevi il mio ultimo vlog, il video dell'altro ieri. Quindi due video fa. E allora io quella faccenda pensavo non fosse correlata con tutta questa faccenda qua, ma dovete sapere che è un mese che io purtroppo vivo una specie di incubo, perché mi arrivano telefonate di tutti i tipi e io non capisco come il mio numero di telefono, cioè come queste persone abbiano preso possesso del mio numero di cellulare. Sono telefonate che mi arrivano alle 11:15 di sera, alle 11 di sera, telefonate di tutti i tipi. Adesso non voglio entrare veramente nel merito, comunque ci sono state telefonate in cui mi prendevano in giro, sempre da numeri privati, in cui mi prendevano in giro chiamandomi con un altro nome, insistendo, chiamandomi Arianna, fino a quando io poi non chiudevo il telefono, perché era logico che la persona dall'altra parte sapesse che non si trattava di questa Arianna, perché lo senti, voglio dire, quando la voce non è di qualcuno che conosci, ma hai sbagliato numero, lo capisci, non continui ad insistere fino a quando... Io mi sa che ho chiuso il telefono. Poi, e questo sempre alle 11:30, 11:15 di sera, Tra l'altro in un periodo, perché se vi ricordate io sono stata male un mese fa, quindi ero praticamente ogni giorno in ospedale, medico, ospedale, pronto soccorso due volte, eccetera. E queste persone mi stavano facendo questo, perché poi è... Non so se è stalking o...
molestie telefoniche, credo si chiamerebbero. Comunque in quel periodo in cui io stavo male, stavo anche subendo questa specie di telefonate. La più brutta è stata quando mi hanno telefonato alle 11 e un quarto di sera, che io ero appena tornata dall'ospedale, tra l'altro era Pasqua, e nonché il primo aprile, ma per me non era né Pasqua né il primo aprile perché stavo male, sono stata in ospedale, sono tornata a casa. Non respiravo bene, lo sapete, avevo la gola talmente gonfia che mi si stavano chiudendo tutte le vie aeree, per questo che poi mi sono spaventata, sono andata in ospedale, tornata a casa, 11:15 ho ricevuto questa telefonata di una persona che mi gridava addosso dicendo che è una mia vicina, dicendo che io le rubo la rete wifi, che mi devo trovare un lavoro e pagarmela la mia rete wifi e smetterla di rubarla agli altri, tutto questo in modo molto alterato ed arrabbiato, dicendo che io scarico film illegali con la sua rete internet, eccetera eccetera. Io continuavo a chiedere spiegazioni, non capivo come potesse essere una mia vicina se aveva un accento palesemente non di Trieste, ma può pure darsi, voglio dire. Continuavo a giustificarmi dicendo che io in realtà la mia connessione internet ce l'ho ed è quella che uso, e che tra l'altro io non faccio download di film da internet e robe del genere. Al che poi questa persona mi ha chiuso il telefono in faccia. Io sono venuta a sapere che si tratta di un'applicazione che fa scherzi telefonici pre-registrati, che queste telefonate vengono registrate e poi divulgate su internet dalla persona che ha effettuato questo scherzo, tra virgolette, perché io in un momento in cui stavo male, appena tornata dall'ospedale, trovarmi alle 11:15 una chiamata del genere, vi dico che mi sono quasi messa a piangere, perché pensavo che effettivamente una mia vicina di casa ce l'avesse a morte con me. E quindi mi sono spaventata tanto. Poi ho pensato anche che potesse essere uno scherzo, però d'altra parte mi sono spaventata ancora di più, perché ho pensato, cavolo, qualcuno su internet si è appropriato del mio numero di cellulare e adesso mi continuerà a disturbarmi, chissà come lo utilizzerà questo numero di cellulare. E infatti stavo già pensando, devo cambiare numero, non devo cambiare numero. Io poi ho contattato questa applicazione, che ovviamente ho parlato con un legale che mi ha detto di contattare i gestori, insomma i proprietari di questa applicazione, che mi hanno risposto dicendo che sì, effettivamente è stata utilizzata per questo scherzo, che dovevo andare da un legale e dalla polizia postale per avere informazioni sulla persona che mi ha telefonato, perché ovviamente non compariva il numero della persona che ha mandato questo scherzo, che non sono scherzi questi, ok? È una cosa di cattivo gusto. Io ci sono rimasta molto male, appunto, ripeto, mi sono quasi messa a piangere per la paura, per l'ansia di chi potesse essere così arrabbiato con me. E provavo a ritelefonare a questo numero, risultava non esistente, infatti è un numero fittizio che l'app ti crea automaticamente, suppongo, quando ti fa questo. Però qualcuno praticamente ha pagato queste persone per farmi questa specie di scherzo, ma ripeto, questo era solo purtroppo l'ennesimo di una lunga serie di non sto qui a spiegarvi, comunque hanno in qualche modo, sono riusciti a rintracciare la sorella di Tomas, a telefonare a lei, l'hanno tempestata di telefonate per ottenere il mio numero di cellulare, spacciandosi per polizia doganale, dicendo che dovevano inviarmi un pacco, quindi si stavano spacciando per, non ho capito se per degli impiegati di Poste Italiane della dogana, oppure se, perché io in un video avevo detto che aspettavo un pacco della dogana, quindi si spacciavano con la sorella di Tomas si spacciavano per agenti. Scusatemi se parlo un po' male, ma sono davvero fuori di me in questo momento, ho passato più di un'ora al telefono con queste persone adesso vi spiego. Hanno chiamato la sorella Tomas, si sono finti impiegati delle Poste Italiane o impiegati della polizia doganale, non ho capito se Poste Italiane dogana oppure polizia della dogana. Comunque l'hanno tempestata di telefonate fino a quando lei non si è convinta che si trattava effettivamente, non riusciva a rintracciare me in quel momento perché avevo il telefono staccato, quindi inizialmente non gli ha voluto dare il mio numero, loro hanno insistito tanto dicendo che era molto importante, alla fine lei ha dato, poi hanno chiesto addirittura il telefono, il numero cellulare di Tomas, sempre fingendosi, appunto l'hanno appunto tempestata di telefonate, l'ho sentita adesso, e fino a quando lei non ha fornito loro il mio numero di cellulare, pensando appunto che si trattasse di
impiegati delle poste italiane nella dogana oppure polizia, insomma quelli che fanno gli esami ai pacchi eccetera che ti devono arrivare se arrivano da fuori dall'Europa. Nel mio caso in un video avevo menzionato che si trattava dei prodotti per capelli della cheratina, quindi queste persone si erano ben preparate e volevano a tutti i costi avere il mio numero, quindi sono riusciti dopo tanti tentativi tramite lei ad avere il mio numero e da lì purtroppo per me è iniziato il calvario. Telefonata tutte le ore da diverse persone. Una persona che inizialmente ha, tra virgolette, fregato anche me perché si fingeva anche con me un addetto delle poste italiane, della dogana alle poste italiane, cioè delle poste italiane alla dogana di Milano, voleva in qualche modo sapere il mio indirizzo di casa, che io fortunatamente non ho dato perché mi sembra un po' strano che la dogana telefonasse a me. Di solito sei tu che chiami la dogana, quindi non ho dato nessun dato, però alla fine mi sono autoconvinta, questa persona mi ha telefonato più volte cercando di sapere informazioni, quindi tutto molto estremamente illegale, potete immaginare. E sono stati gli stessi che hanno chiamato Goran, l'ho appena scoperto, sono stati gli stessi che mi hanno mandato quella telefonata della persona arrabbiata, registrando la telefonata, peraltro altra cosa super illegale, perché tu non puoi in Italia registrare telefonate senza il consenso della persona, men che meno puoi poi divulgarle su internet, cosa che probabilmente queste persone hanno fatto. E oggi ho ricevuto l'ultima telefonata, ripeto, sta andando avanti da un mese, io ero molto preoccupata, sapevo solo cambiare numero, chi è uno stalker, perché mi stanno facendo questo, perché prima è un ragazzo, poi è una ragazza, perché è la sorella di Tomas, perché è a Goran fingendosi me, poi è la sorella di Tomas fingendosi addetti con me, cioè, veramente, no, io non ho parole, non capisco che razza di divertimento possa essere una roba del genere. Beh, fatto sta che ricevo questa telefonata, ripeto, prima da un numero di cellulare, subito dopo questo squillo fatto da un numero di cellulare che ho potuto vedere sul mio schermo, mi chiamano da un numero privato dicendo che anche se è passato un mese loro vogliono scusarsi perché hanno paura che io proceda per vie legali, perché hanno visto il video di l'altro ieri e hanno scoperto che tutto ciò era illegale. E mi hanno detto però di aver solo chiamato Goran. Io lì ho detto, allora, io non vi conosco, dall'accento non siete nemmeno delle mie parti, io adesso voglio capire chi vi ha dato il mio numero di cellulare, perché alla fine io non avevo capito che erano loro a fare tutte queste altre cose, ad aver chiamato Goran, la sorella di Tomas, essersi spacciati per mille persone diverse, aver messo il mio numero in questa applicazione che mi chiamava alle 11:15 quando io poi stavo male, cioè mi sono preoccupata davvero tanto. E voi lo sapete, essendo su internet quotidianamente ricevo messaggi non molto carini, quotidianamente mi è capitato che mi venisse detto io so dove abiti, insomma ci sono state tante cose preoccupanti. Ovviamente sono su internet e per quanto io possa proteggere la mia privacy, purtroppo a volte evidentemente non ci riesco, perché e non biasimo la sorella di Tomas che gli ha dato il mio numero, perché poi quando mi hanno chiamato hanno fregato anche me, e se lei me l'avesse chiesto, cioè se lei avesse aspettato la mia risposta, io l'avrei comunque detto sì, dagli il mio numero, perché ero convinta anch'io che si trattasse della dogana, quindi se anche avesse aspettato di sentirmi comunque le avrei detto di sì, quindi ahimè. Hanno fregato tutti praticamente, e tra l'altro questi mi hanno telefonato dicendo che si scusavano e che non volevano che io procedessi per vie legali e che loro hanno fatto questa telefonata a Goran, al che io ho iniziato a dire ma insomma ditemi chi vi ha dato il mio numero. Allora hanno iniziato con le scuse più folli. Prima erano, mi hanno detto delle ragazze a Bologna durante il Cosmoprof mi hanno obbligata a fare una ragazza, a fare questa cosa. E poi la sentivo sghignazzare e ridere con un'altra persona lì in viva voce, no? Quindi non era molto seria del tutto. Quindi quant'è che ti dispiace, tu sei solo spaventata perché hai paura che io ti denunci, insomma. Poi fossero stati tanto pentiti mi avrebbero telefonato un mese fa. No, non avrebbero aspettato che io in un video menzionassi il fatto che è illegale, insomma solo poi si sono pentiti. Questo non è pentirsi o dispiacersi, questo è semplicemente aver paura per il proprio per la propria persona, insomma non se ne sono fregati di me, di come sono stata io in tutto questo mese.
Tra l'altro ero già andata a parlare con l'avvocato e oggi volevo andare alla postale proprio per questo, ma voi non sapevate che io ho già parlato con un notaio ed un avvocato nel frattempo, perché per queste cose sono molto fast. E già avevo parlato appunto con i gestori dell'applicazione, stanno in California loro. E, insomma, un'ora di telefonata, per farla breve, mi hanno detto prima che sono state delle ragazze di Monza a Bologna durante il Cosmo Prof. Poi mi ha dato dei nomi di ragazze che ovviamente poi mi hanno detto che non esistono assolutamente queste persone. Poi mi è stato detto che il mio numero gli è comparso su un bigliettino di carta magicamente nella tasca, cioè le ho sentite tutte. Poi che il mio numero l'hanno trovato su Pagine Gialle, ho detto no, assolutamente, qui adesso fino a quando voi non mi spiegate come avete avuto il mio numero, da qua non vi togliete, perché io adesso ho il vostro numero, domani vado dai carabinieri, risalgo a chi ha acquistato questo SIM card e vi querelo. E poi hanno smesso di ridere, grazie al cielo, quando ho menzionato che avevo il loro numero, hanno smesso di ridere. Ecco, queste persone hanno il mio numero, quindi va tutto bene. Nel momento in cui io ho il loro numero, attenzione, questo non va più bene. Si sono rifiutati ripetutamente di darmi i loro nomi e cognomi, manco il nome praticamente, e in tutto questo mi davano del lei, quindi immagino non persone neanche troppo giovani, sinceramente. Poi mi hanno detto, io ho 19 anni, dopo la 34esima balla ovviamente non ci credo più, poteva averne anche più di me. A questo punto mi passa un'altra persona, viene un ragazzo a parlarmi, dice che lui ha trovato il mio numero sulle Pagine Gialle. No, il mio numero di cellulare sulle Pagine Gialle non c'è, mi dispiace. No, l'ho trovato su... Allora no, non l'ho trovato su internet. Questa era già tipo la terza o la quarta versione. Sì, la quarta, penso la quinta addirittura. Dopo quella del foglietto in tasca ho smesso di credere a qualsiasi cosa. Mi sono sentita obbligata a fare questo scherzo. Faccio, ma chi ti obbliga? Perché dici di essere stata obbligata? Non minacciata, non ho capito. Avevi la pistola puntata in faccia? No. Sai quegli scherzi, mi fa, no, stavamo giocando a obbligo verità, che bip di gioco è? Se tu rovini la vita a una persona per un mese, ti spacci per chi non sei, ti spacci per gli addetti delle poste italiane, per la polizia postale, ti spacci per me con il mio parrucchiere, con la sorella di mio marito, mi chiami alle ore più impensabili, mi fai preoccupare che una vicina, cioè, ma stiamo scherzando? Sostanzialmente, dopo la sesta versione, mi è stata detta finalmente la verità. Io fino a quando ho sentito poi la sorella di Tomas non ero neanche sicura, effettivamente sì, all'epoca già me l'aveva detto che è stata lei a dare il numero, ma non ero sicura perché, insomma, via messaggio non avevo capito bene, insomma, comunque questa persona poi l'avevo già sentita, io convinta fosse davvero delle poste italiane, anche se dopo mi è venuto il dubbio, quindi non ho detto praticamente nulla in queste telefonate, non ho dato ovviamente dati privati perché mi sembrava strano, ma queste erano le meno brutte, no? C'erano appunto altre telefonate molto più brutte, non vi ho neanche detto tutto. E le persone al telefono oggi, appunto, dopo l'ennesima scusa, sarà stata la sesta, la settima, addirittura no, poi ho cercato su Google numeri di cellulare di personaggi di web star, faccio, guarda, se fossi spenta la mia videocamera, comunque faccio, guarda, dubito fortemente che su internet ci sia il mio numero di cellulare, se così fosse dammi il link immediatamente, perché io questi li denuncio. Immaginate che qualcuno vada a mettere il mio numero di cellulare online, e la cosa più illegale, che va contro ogni legge sulla privacy possibile, quindi nessuno lo farebbe mai, quindi li ho tenuti al telefono fino a quando mi hanno... Poi ho riconosciuto la voce di lui, che era quello che faceva finta di essere delle poste italiane, follia, o appunto della polizia postale, non mi ricordo. Lei era quella che mi chiamava facendo finta di sbagliare numero costantemente alle 10:30, 11 di sera, insistendo in modo molto strano, quindi non capivo cosa volesse questa gente, ma chi è che ha il mio numero, chi è che si diverte a trattarmi così? Beh, alla fine appunto è venuto fuori questo, e queste persone, deridendomi al telefono e facendo tutto quello che appunto ho appena elencato, hanno infranto una legge dietro l'altra, perché... Voglio dire, non si fa, non ci si può fingere un'altra persona per avere dati personali di un'altra, non ci si finge questa persona per avere prodotti gratuitamente, non si telefona a queste ore, non si spaventa la gente, e ripeto, questa cosa è andata avanti per un mese, quindi
a questo punto io almeno so di chi si tratta. Queste persone mi hanno detto no, perché sai, noi siamo tuoi fan, però poi non sapevano nemmeno che lavoro facesse Tomas, insomma era... Io poi ho anche detto a questa persona guardi, perché mi dava del lei, quindi io davo del lei, guardi, se lei fosse davvero una mia follower, come dice di essere, nel momento in cui ha ricevuto il mio numero mi avrebbe detto subito che è una mia follower e che è contenta e felice di poter parlare con me. Io ovviamente avrei reagito diversamente, non sarei stata contentissima perché avrei dovuto cambiare il numero, però se una mia follower che è dolce e gentile mi dice ah, sono riuscita ad avere il tuo numero in questo modo assurdo, però ce l'ho, volevo solo sentirti, non avrei reagito così. Mi sono arrabbiata molto, anche perché mi stavano deridendo, prendendo in giro, stavano ridacchiando, sghignazzando alle mie spalle durante anche questa telefonata, quindi tutto erano tranne che dispiaciuti, avevano soltanto paura che io andassi a denunciarli. Io adesso ho il numero di telefono di queste persone, quindi andando ai carabinieri o alla polizia posso risalire tranquillamente a nome e cognome di chi ha comprato la SIM card, quindi anche alla città e a tutto quanto, perché quando compri una SIM card, come sapete, devi dargli il tuo documento, devi dargli il tuo codice fiscale, quindi si sa residenza, si sa tutto. E posso ovviamente denunciare questa persona, lo dirò anche a Goran, l'ho detto anche alla sorella di Tomas, potremo tutti quanti insieme in realtà ricorrere alle autorità, anche perché, ripeto, fosse stata una cosa, ma un mese, poi l'ultima telefonata di oggi che mi chiami a quest'ora e mi prendi in giro ridendo... Sì, diciamo che non mi è piaciuto per niente, mi sono sentita sbattere il telefono in faccia per l'ennesima volta quando cercavo di capire se la telefonata fatta da quella famosa applicazione, quello scherzo, è stato registrato, perché è assolutamente illegale, mi sono sentita chiudere il telefono in faccia e... a questo punto vi dico, la cosa è appena successa, quindi io sinceramente adesso sto pensando se lasciar stare, con la speranza che queste persone abbiano capito che non è normale. No, perché mi sono sentita dire, noi abbiamo 20 anni, che poi, ripeto, dopo tutte le balle che mi hanno raccontato, perdonate il francesismo, questa può essere un'ennesima balla, probabilmente lo è, magari, non lo so quanti anni hanno, però mi è stato giustificato il fatto, noi abbiamo 20 anni, ci divertiamo così. E al che io ho risposto, ma io a 20 anni non mi divertivo certamente così, insomma, stavo con gli amici, andavo a ballare, sicuramente non mi divertivo così. Molto strafottenti, non mi è piaciuto molto, insomma mi hanno mentito per un'ora, fino a quando non gli ho detto guardate che io ho il vostro cellulare, domani vado ai carabinieri, lì sono cambiati i toni. È bello, no? Quando tu hai tutto di una persona, sai nome, cognome, numero, ti senti così forte da fare questi scherzi, andare avanti per mesi, no? Chissà se io non avessi fatto il video in cui dicevo che quello che hanno fatto è illegale e mi menzionavo solo il fatto di Goran, pensate quanto è illegale tutto quanto, anche perché le molestie telefoniche sono punibili penalmente, voglio dire, non è una stupidaggine, ti sporchi la fedina penale, non sono scusate. Quindi, cosa volevo dire? Non mi ricordo adesso il concetto che stavo per esprimere. Ho la testa che mi esplode, mi sento la febbre, ho il mal di testa, perché ovviamente Tomas, insomma, è molto dispiaciuto per tutto ciò e anche con lui stiamo un po' ponderando su come comportarci, perché di aggravanti ce ne sono tante e non ho raccontato tutto, ripeto nuovamente. E sicuramente c'è molto materiale per poter procedere con le autorità, ecco, quindi sto un attimino valutando, perché è successo tutto quanto adesso e penso che si debba anche capire che non è normale fare questo genere di cose, quindi è proprio per questo, vabbè, non so come mi muoverò adesso. Comunque domani il 25 aprile Tomas è a casa, quindi sarò un po' di tempo con lui e cercherò di sviarmi un po'. Da una parte sono felice perché ovviamente so almeno chi era, anzi non so chi è, perché ovviamente non gli ho chiesto ripetutamente di darmi il loro nome e cognome, visto che loro sanno il mio nome e cognome, sanno il mio numero di cellulare, ho detto beh, ditemi almeno chi siete voi, nel senso che non so con chi sto parlando, e si sono rifiutati e quindi almeno, non lo so, spero che non succeda mai più. Adesso sto vedendo se probabilmente, anzi sicuramente, dovrò cambiare numero di cellulare, perché ormai purtroppo è andata così. E, tra l'altro mi è stato detto
Ok, mi si è spenta la videocamera perché la batteria si è esaurita, quindi l'ho caricata per una decina di minuti. Niente, questo in sostanza, sto riposizionando la videocamera, in sostanza questo è quanto. Addirittura mi è stato detto: non ci denunci perché è la prima volta che facciamo uno scherzo telefonico. Ho risposto: mi sembrate un po' troppo organizzati perché io vi creda che sia il primo, perché insomma, voglio dire. Comunque, questo è quanto. Ho adesso un mal di testa terribile. Da una parte sono contenta perché almeno so che non era qualcuno che aveva cattive intenzioni, e almeno spero a questo punto. D'altra parte però sono dispiaciuta perché sarò costretta a cambiare numero di cellulare e basta. E basta, questo è quanto. Io vi giuro, è un periodo che praticamente in tutti i vlog succedono queste robe assurde. E io mi scuso con voi perché io, ripeto, anche oggi ve l'ho detto, che io sono una persona super positiva e mi piace ridere, scherzare, stare bene, pensare solo alle cose positive. Quindi mi dispiace proprio perché i video così non mi rispecchiano. Infatti vorrei dirvi che spero proprio che questo sia l'ultimo video di una serie di drama così terribile, perché spero davvero che non succeda più niente e che io possa finalmente stare in santa pace. E basta, così concludo questo discorso. Tomas si sta allenando, dopo cena è andato a far pesi perché oggi non si era allenato prima perché era via questo pomeriggio, e adesso tra un po' si farà una doccia e poi penso che andremo a dormire perché lui è stanco e oggi si è alzato presto e io invece ho un mal di testa terribile. Quindi ragazzi, perdonatemi davvero, spero che sapete cos'è il fatto? È che non mi va di registrare i vlog e farli finti con io che sorrido quando magari in quella giornata sono successe delle cose del genere, perché io adesso potete tranquillamente prendere la videocamera e dire: ciao ragazzi, allora abbiamo finito di cenare, abbiamo guardato il film con Kevin Costner, Robin Hood e Morgan Freeman, adesso ce ne andiamo a nanna. Però non mi va di mentire spudoratamente perché i vlog devono rispecchiare le giornate, quindi purtroppo a volte sono giornate un po' così come questa, e purtroppo ultimamente, appunto, ripeto, sono successe tutta una serie di cose, quindi sì, questo è quanto. Devo dirvi però che l'universo, sapete che credo molto nell'universo, e dopo avermi dato appunto questa telefonata molto spiacevole e dopo questo, quello che mi è successo, che mi ha fatto essere ancora più arrabbiata e triste di prima, ho comunque ricevuto adesso un messaggio vocale da sì, posso dire di chi si tratta, perché sapete che sono andata a San Francisco per un progetto molto speciale l'anno scorso con Benefit, voi lo sapete, quando si tratta di progetti molto grossi, molto grandi, bisogna lavorarci su per un bel po' di tempo. E oggi ho avuto, non posso dirvi niente, diciamo solo che sapete che sono stata a San Francisco per Benefit, per un progetto super grosso, e oggi da Benefit, proprio adesso, ho ricevuto delle notizie, non posso dire altro, delle notizie, non vedo l'ora di potervene parlare, ho ricevuto delle notizie pazzesche e ho potuto... non posso dire nient'altro, comunque sono super super felice invece per quello che mi hanno detto da Benefit adesso. Quindi se da una parte ho avuto questo episodio spiacevole che continuava da un sacco di tempo, proprio in un periodo in cui io tra l'altro stavo male di salute, adesso ho avuto questa splendida sorpresa e sono molto molto felice. In realtà stavamo guardando anche con Tomas e siamo contenti. Quindi questo è quanto per oggi. Non so come scusarmi ancora per il contenuto di questo video, quindi forse è meglio che io la smetta. Vi mando un bacio grandissimo, mia family. Noi ci vediamo allora oggi, che giorno è? Domani è il 25 aprile, quindi anche se è un giorno festivo, io comunque filmerò un video per voi naturalmente e lo vedrete online il 26. Questo video lo vedrete appunto domani, che è mercoledì.
Io penso che tutti gli YouTuber non sappiano mai che giorno è. E quindi penso sia martedì oggi, quindi questo video lo vedrete domani che è mercoledì. Io vi mando un bacio grandissimo. Fatemi sapere che cosa avete fatto appunto domani, che per voi è oggi perché siete nel futuro, il 25 di aprile. Io vi mando un bacio grandissimo. Ah, e tra l'altro scrivetemi le quali richieste avete per i prossimi video. In tante mi state chiedendo una, anzi in tanti, perché non voglio mai escludere i maschietti, mi state chiedendo in tanti una nuova night routine, quindi vi anticipo che arriverà presto. Un bacio grandissimo, noi ci vediamo domani. Ciao mia family, vi voglio bene. Ciao.